Buon pomeriggio, cari amici e amiche di Scambievolmente. Carla Gatti, ciao! Ciao a tutti! Grande, grande ritorno, è un po' che non ci vedevamo, però mi fa un gran piacere trovarti allo stand di Dario Abate, editore. Tu hai... Tu hai alcuni libri con loro, ti chiedo giusto due battute sul tuo sabato qui a Torino, cioè il libro. Che cosa hai intercettato nelle persone, nelle richieste, magari qualcosa di particolare, e poi facciamo un accenno ai libri che presenti oggi. Dunque, devo dire che c'è una grandissima affluenza, inaspettata proprio, e per quanto riguarda i nostri manuali, quindi autoedizioni da Rivate Editore, c'è molto interesse per quanto riguarda la saggistica, quindi tutti i manuali di divulgazione principalmente, quindi sia scientifica che scopo formativo e didattico. Nello specifico, io praticamente ho esaurito il mio tempo di comunicazione, che è andato subito. Molto bene. Molto bene. E anche il manuale di astronomia. Però Dario Abate, qui anche con i romanzi, quindi fantascienza e fantasy, io ho portato L'ultimo nato, che è anche Risurrezione, che più che fantasy è un thriller. E quindi niente, mi fa molto piacere di essere ritornata di nuovo dopo questo, diciamo, è un po' un periodo di pausa, ma non è pausa, è un periodo di studio, di un percorso che sto facendo, che mi sta venendo al termine, ma la passione per la scrittura c'è sempre, quindi ci ritroviamo di nuovo qua. Sì, puoi fare un piccolo accenno invece ai tuoi saggi di divulgazione scientifica, perché tu sei una scrittrice che unisce scienza e creatività. I tuoi libri, quindi, che si rivolgono a un pubblico molto non esperto, no? In partenza. Quindi due parole su questi due saggi. Te li tengo io. Allora, messaggio di astronomia divulgativa, che è questo. È un manuale molto particolare, che racchiude un po', si va un po' all'esplorazione sia del sistema solare che dell'universo, in maniera molto, molto scorrevole, quindi non troverete dettagli, equazioni complicatissime, ma anzi, c'è assolutamente il contrario, una lettura molto scorrevole, quindi adatta anche ai non addetti, ai lavori, diciamo così. Un po' come me. È anche un libro molto spiritoso e il percorso viene vissuto come una sorta di viaggio spaziale, per cui vi ritroverete all'interno di un'astronave e l'astronave leggerete un po' di più. L'altro invece è un manuale di psicologia ed è mappe mentali, che è una tecnica appunto di memorizzazione molto molto particolare. E può essere di utile sia nel lavoro che nello studio. L'altro manuale, che è quello di tecniche di memorizzazione, li abbraccia, diciamo, un pochettino più in te. È quello che è andato esaurito. E quindi non me lo posso far vedere. Cioè, però l'ho trovato. Viva i libri! L'ho trovato su Amazon e tutti gli store online, quindi autoedizioni. Grazie, grazie Carla. Ci sentiamo per progetti magari futuri, nuovi. Assolutamente. Grazie a te, Cristian. Ciao, 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 ciao.